Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono il mister. Volevo darvi questa notizia in una conferenza stampa bella con i giornalisti. Sono qui per comunicarvi che lascio la guida tecnica del Sassuolo. Forza sempre Sassuolo, rimarrai sempre nel mio cuore. Ma dato che io sono un allenatore forte e vincente proprio come Mourinho, voglio imitarlo, che subito dopo aver vinto la Champions a Madrid con l'Inter è andato via con Real Madrid e quindi Sassuolo sia. E adesso prendiamo questa joystick e conquistiamo tutto con il Sassuolo. Allora io direi di fare qualcosa di sensato, quindi Mandragora lo prendiamo, Piazza lo prendiamo, Mattiello lo prendiamo perché il terzino sinistro ci manca, e direi di prendere anche Sturaro perché è italiano, e anche Audero che ci servirà come terzo portiere, secondo portiere, voglio vendere quelli che ho. Rashford lo prendo veramente volentieri. Ah, idiota, non solo eri più grasso, ma all'epoca ancora non potevi immaginare cosa ti avrebbe aspettato. Rashford di merda. Ma sono impazziti, ma io lo prendo immediatamente. Per adesso devo assolutamente prendere lui. E quasi quasi riesco anche a prendere Romagnoli, ragazzi. Sì, riesco a prendere sia Romagnoli che Donnarumma. Rashford, ancora lui, va lui! E c'è il gol di Rashford! Intanto c'è un'ottima notizia perché ha accettato anche Daniele Rugani. È tornato anche Rugani. E non vorrei dire, ma riusciamo secondo me anche a comprare De Sciglio, ragazzi. Attenzione, sia Rugani che De Sciglio. E Gnonguri proprio come talismano lo voglio prendere assolutamente. Offerta accettata da parte di Kishna. Abbiamo completato il nostro Sassuolo. Fai andare Niang, gran palla, Niang adesso accelera, più veloce di tutti, Niang con il fisico, rimane su, Niang, il tiro, il gol di Niang! Farli bene, però attenzione perché entra in area, Rashford, il tiro subito e c'è il gol dell'1-0 di Marcus Rashford. Finalmente, scarica una palla fatta bene, Marco Piazza, a giro, il 2-0. Riesco a giocare la palla veramente come voglio io, Piazza il tiro, cos'è? Cos'è il 3-0? Oddio, ho pensato di non farlo per un secondo. Stefano Sturaro, la insacca lui. La palla, bellissima per qualcuno. Chi sei? È il capitano, è Mimmo Berardi. Attenzione, tra le linee troviamo Riccardo Kishna, che va sul mancino. Kishna, il palo, è lì Niang. Mettila dentro. Chiede l'1-2, ancora dentro, da Berardi. Berardi, ce l'hai sul sinistro. Berardi al tiro. La parata. Niang, ancora lui, può andare da Kishna. Kishna, in area, il tiro di Kishna. Gol di Kishna. In area, la vuol mettere per Kishna. È la doppietta di Kishna. Piazza, può tirare, Piazza, la traversa. Ancora la parata e la traversa. Non ci voglio credere. Ancora Berardi, dentro per Kishna. Che gran palla di Berardi per Kishna. Kishna, Kishna, Kishna. Berardi va sul fondo, la mette per Gnonguri. Il tiro e il gol di Gnonguri. Per Sturaro, Sturaro, ancora lui. Da Politano, da fuori, Politano prova il tiro. La palla è lì, il gol dell'1-0, bruttissimo, credo che sia Duncan. E infatti così, vuole andare, vuole saltare prima di mettere il pallone per Mattiello. E Mattiello fa gol, anzi no, è Romagnoli. Attenzione, c'è il capitano, c'è Magnanelli, in area, il gol di Magnanelli. Dai, ripartiamo con l'ultima azione, l'ultima possibilità. Dentro per Niang, ma sì, ma direttore, ma non puoi interrompermi il gioco così. C'è Niang che va dentro da solo, smarcato, uno contro uno con il portiere. E mi fischi? Mi fischi? 0-0, va bene. Attenzione, vede il taglio di Matri. Non ci credo, Matri è in area, lo stop, il tiro e c'è il gol del Mitra Matri. Sturaro può andare dentro per Piazza. Che bella palla, imbucata, Piazza! È più veloce, Piazza passa, Piazza in area, Piazza e c'è il 3-1 proprio di Marco Piazza. Gusa dentro per Piazza, in area, Piazza la parata, il tiro di Politano. Per Piazza, Piazza salta con Co, ha un altro passo rispetto a tutti. Ancora Piazza, va sul fondo, la mette per Berardi e c'è il gol subito di Mimmo Berardi. Invece finisce qui 1-0, abbiamo perso anche questa. Sono veramente sconsolato, ragazzi. Io non so giocare più a FIFA, non ci riesco più, mi dà un fastidio che non ne avete un'idea. Domenico, io credo in te. Vai Mimmo, fammi questo regalo. Vai Mimmo, fammi questo regalo. Fammi questo regalo. 1-1. Dentro per Kishna, che ci arriva. Kishna, la palla che la para. E poi entra in gol. Entra in gol. È autogol. Esulta Kishna. Non mi interessa. L'importante è il vantaggio. Berardi, dentro. Il tiro e c'è il gol di Lorenzo Pellegrini. 3-1 addirittura. Quindi Niang, lo batti te contro Pelagotti. Niang e lo spiazza. Ancora Kishna dalla bandierina, dentro per Politano. Politano vuole andare, Politano la mette per Piazza. Piazza si gira, Piazza in area, non riesce a tirare all'ultimo secondo. È 0-0. Dentro Mattiello, si gira, Piazza, da fenomeno Piazza il tiro. Andanovic è entrata, ha fatto gol Marco Piazza. Ancora Kishna, dentro per Pellegrini, che è indemoniato in questa partita. Dentro per Kishna, Kishna il tiro, la palla è ancora lì. E questa volta c'è il
gol dell'1-0. Piazza, piazza, ancora piazza, dentro per Kishna, la doppietta di Riccardo Kishna. Ancora piazza, e li salta, ancora piazza, dietro per Nyang, lo stop, il tiro, e c'è il 3-1. Pellegrini, dentro per Kishna che ha incrociato, Kishna è in area, Kishna prova a girarsi, Kishna, ancora lui, e c'è il gol, ha fatto un gol da fenomeno Riccardo Kishna. E mamma mia, attenzione perché Marco Reus per Berardi 10 milioni. Il Borussia Dortmund ha accettato questa offerta. Marco Reus è un bellissimo giocatore, ragazzi, ma Berardi è... mamma mia. Dai Marco, per favore, vieni, vieni qua da me, vieni qui. Calabria, mi dispiace, devi aspettare. No, dai, ti prendo. Ti prendo, facciamo che ti prendo. Giocatore venduto, abbiamo venduto Romagnoli al Leicester. Nyang vede il taglio di Capitan Magnanelli in area. Magnanelli, non ci credo! Non ci credo! È il gol più bello del mondo! Lo segna il capitano contro la Juventus! Bellissima cosa, ci hanno dato Caldara, ragazzi. Io accetto subito l'offerta per lui. E accetto anche l'offerta di Gonzalo Rodriguez dal prossimo anno. E intanto accetto assolutamente Don Sa. Mi aspetto anche Dembélé. Ha accettato Belotti, ragazzi. Ha accettato il gallo. Abbiamo preso il gallo. Lo prendiamo. Prendo il gallo Belotti. Sì, sì, Belotti o Milik. Belotti o Milik. È più forte Milik, lo so. Ma io sono innamorato del gallo Belotti. Scusatemi, poi voglio fare il Sassuolo italiano. Voglio il gallo Belotti. Riusciamo a prendere anche Dembélé? No, ci manca qualcosina. Ci mancano due soldini per Dembélé. Ci sono tre mail, vi prego. Qualcuno, Ribéry e Robben, tutti e due. Ha rifiutato Yaya Touré, ma fa lo stesso. Io prendo Robben, assolutamente. Io prendo tutti e due, sia Robben che Ribéry che Belotti. Quindi Andrea Belotti dal dischetto contro Mattia Perin. Andrea Belotti! E c'è il primo gol del gallo in campionato. Va dentro a Belotti che si appoggia così e si butta dentro Don Sa e lo serviamo. Don Sa, Berardi, il tiro! E c'è il gol. Che azione incredibile che abbiamo fatto. Finisce, abbiamo perso 2-0. Praticamente siamo già fuori dall'Europa League. Dribbling asfissiante, ancora Nyang che ha preso velocità. Nyang, mamma mia, è saltati tutti. Ma che gol hai fatto? Ancora Belotti, fa piede perno, Belotti se ne va, il gallo, come Nyang, come Nyang, lo stesso identico gol del gallo Belotti. Guardate, adesso andiamo a prendere anche gol perché sto giocando in ultra offensiva con 7 attaccanti. La mette dentro, niente da fare, allontaniamo in qualche modo, ci sono ancora loro, adesso ci sono solo loro. Finisce 1-0 per loro, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, FIFA sei proprio un gioco di merda. Sei proprio un gioco del cazzo. Fai cagare, fai schifo, fammi entrare un cazzo di pallone, no, niente da fare, niente da fare assolutamente, devono vincere loro, finisce 3-0, il risultato totale tra andata e ritorno, siamo fuori dall'Europa League, si stacca Berardi, che palla hai dato Kishna, sei il numero uno, Berardi, attenzione a porta vuota, che uscita ha fatto il suo portiere, ancora Berardi, sempre Berardi, dentro per Kishna, Kishna per Matri, e c'è il gol del Mitra Matri, e c'è il gol del Mitra Matri, non ci posso assolutamente credere, fenomeno nuovo del calcio mondiale, poi dentro Cahill per fortuna che non ha tirato, e poi però c'è il gol lo stesso. Donnarumma, che cosa fa? Che cosa fa Donnarumma? Cioè, che cosa faccio io in realtà? Stavo guardando dov'era l'uomo. Ma ormai il Napoli è sul 2-0, sarebbe meglio non prendere un ulteriore gol. Cannavaro, deve allontanare, ancora Cannavaro, ancora Cannavaro. 3-0. Marco Piazza, attenzione perché si è staccato Kishna, che palla di Kishna, Kishna! E c'è il gol dell'1-0. Ah, è partito Belotti, calcio champagne, Belotti, Belotti, il gallo Belotti. Kishna, gran palla e poi lunga per Nyang che può recuperarla e infatti la recupera. Vai Nyang, un trattore incredibile, il motorino Nyang! Nyang! E c'è il 3-0 al 90esimo. È leggero, ma è anche letale. Ancora Nyang, vince il rimpallo. Dentro per Berardi, la palla che arriva in qualche modo, la porta sul sinistro! Berardi! Castaldello che non dovrebbe essere presente, attenzione perché Piazza gliela ruba. Ancora Piazza, 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 Marco Piazza, ma che gol hai fatto? Dobbiamo arrivarci noi e ributtarla alta. Ed è finita qua. Ed è finita qua. Abbiamo perso 1-0. Abbiamo perso. Poi Berardi riesce in qualche modo a prenderla. Dentro per Belotti. Belotti in area. E c'è subito il gol del gallo. E ancora Berardi. Dentro per Belotti che si è inserito. Belotti di prima. Il gallo Belotti. Ancora due gol. Parte Belotti. Parte Belotti. Il tiro di Belotti. E il gallo canta tre volte. Proprio come nella Bibbia. Sturaro ancora in area. Sturaro si gira per Belotti. La stoppa. Il tiro di Belotti che ne fa 4. Ne fa 4. Rashford, ancora Rashford. Va dentro da Nyang, come gliel'ha data, perché nell'ultimo secondo del primo tempo. La palla è lì, ancora dentro per Rashford. Rashford, hai un'altra possibilità. Sempre Rashford, ancora Rashford. Non riesce
non ci riesce, non riesce a saltare gli uomini Rashford, non ci riesce. E poi attenzione, perché c'è Rashford in area da solo, Rashford! Vaffanculo, vaffanculo. E poi ancora dentro per Rashford, ancora Rashford, Rashford, il tiro! Rashford non riesce, non ci riesce. Kishna, dentro per Niang, la palla arriva a Niang, Niang il tiro! E lui sa far gol, e qui... c'è il primo gol, siamo sotto di due tantissimo, c'è Rashford lì, libero, Rashford, ce la puoi fare, ah, con un numero di magia, non se la mette dietro, Donnarumma, il tiro di Donnarumma, la palla che lì, guardate che cosa è incredibile, guardate che cosa è incredibile, ormai fa gol Donnarumma intanto, e poi fa gol Rugani per il 2-0, e Rashford si è mangiato tre gol, uno più facile dell'altro, sarebbe stata rimonta completata, e invece ci tocca andare a casa per colpa di Rashford. Sto gol se lo facciamo e tutto il mondo lo sa, Berardi, il gol di Berardi. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, ma c'è Marco Piazza, possiamo quantomeno pareggiarla, perché una sconfitta mi sembra eccessiva, vero? Una sconfitta mi sembra eccessiva. Poi c'è Sturaro, attenzione Sturaro, vede il taglio di Belotti, allora prova a servire, Belotti in aria, il gallo Belotti, che numero di bimbo, e c'è Belotti, e c'è la doppia del gallo Belotti, Belotti dentro per Donsa, farà gol lui, fa gol lui, possiamo trovare addirittura il 4-2, Niang, 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 non riesce a stopparla, e poi prende il pallo, e poi la riprende, e poi andiamo dentro, ancora, da De Sciglio, il gol di De Sciglio, il gol di De Sciglio, non ci posso credere. Kishna la può prendere, Kishna questa volta, e arriva Belotti a porta vuota, e c'è sempre lui, c'è sempre il gallo Belotti, la sua solita velocità, ancora Piazza, c'è Berardi in mezzo, lo serviamo, Berardi, la palla, Piazza, Piazza, va da Niang, Niang in area, il tiro di Niang, il tiro di Niang, entra e la risolve lui, e poi c'è Kishna, Berardi, è partito, Kishna ha servito, Berardi, subito, il gol di bimbo. Ma cosa stai dicendo, Mimmo? Ma cosa stai dicendo, Mimmo? Ma questo è clamoroso, Berardi. Io ti avevo accontentato, ti avevo dato anche di più. E poi dentro da Belotti. Belotti, arriva di corsa. Belotti, il tiro di Belotti! E c'è il gol del gallo Belotti! Mi fa sempre godere! Attenzione, perché Sturaro si butta dentro. Allora lo serviamo. Sturaro, 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 Sturaro! Mamma mia! C'è il gol di Stefano Sturaro! All'indietro, da Gnocchi, che la stoppa. E il tiro di Gnocchi! Il gol dell'ex per il 3-0! Berardi, va da Kishna. Kishna vede il taglio di Belotti, ma in fuorigioco. Belotti, il tiro di Belotti. Il gol di Belotti, no! È regolare! Il gol del gallo è regolare! Poggia Belotti, Belotti prova a darla, ancora dentro per Niang. Niang la stoppa e Niang taglia verso il centro. Niang, Niang, Niang! In vai Niang per il 2-1, che vuol dire Champions League! Attenzione, ancora Rashford, dentro per Belotti. Il gallo Belotti! Il gol dell'ex! L'assist di Marcus Rashford! Ancora Marcus Rashford, Rashford prova il tiro da lì! Non ci credo! Ci credo! Non è possibile! Non è vero! Non è successo davvero quello che ho appena visto! Non è successo davvero quello che ho appena visto! Ma che cosa hai fatto? Rashford! Hai già fatto troppo! Per i miei gusti hai già fatto troppissimo! Via! Ma cosa applaudi che non ti vuole bene nessuno? Ancora Matri! Sempre Matri! Matri! La vuole dare a Berardi! Berardi! Il tiro e il gol di Mimmo Berardi! Chiudiamola così questa stagione, non col gol di Rashford, ma col gol del capitano, con il gol del 10, con il gol di un giocatore che ha fatto benissimo, ci ha fatto esultare tantissimo. Dai Donnarumma, vai a far gol te, porca vacca, vai Donnarumma, vai a far gol te, vai Donnarumma, tira da lì, Donnarumma, dentro. Attenzione perché Art se ne frega totalmente del pallone, è finita in una maniera ignorante da matti questa carriera. E questa stagione finisce così, prima Juventus, secondo Napoli, terzo Sassuolo, noi possiamo fare sicuramente tanto meglio. Voglio ringraziarvi perché è stato veramente un qualcosa di positivo, dato che in tanti all'inizio erano ancora orientati verso la Sampdoria e magari non erano così presi dalla Sassuolo perché la Samp è stato qualcosa in più. E poi alla fine vi siete sciolti, vi siete innamorati di questo Sassuolo. Siamo solamente alla prima stagione, abbiamo tantissimi soldi per la prossima, possiamo solo che far bene. Ma dipende anche da voi. Scrivetemi qui sotto nei commenti quale giocatore andare a comprare, guardate i marcatori, primo Dybala, secondo Belotti. Noi ci vediamo un prossimo video, che molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.